Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Dietro la Notizia, il consueto approfondimento giornalistico di Caserta Sera. Oggi ci occuperemo di formazione professionale, un elemento indispensabile per affacciarci nel mondo del lavoro. Ne parleremo con un esperto di questo settore subito dopo la sigla. Bene, rieccoci in studio dopo la sigla per fare insieme un breve viaggio, ma un breve ma intenso, nel mondo della formazione professionale, che è un tema sempre più sentito ed al centro dell'attualità e delle nuove dinamiche economiche ed occupazionali. Lo era prima, lo è oggi ancora di più, tanto che presto un nuovo centro di formazione sarà inaugurato anche a Piedimonte Matese. Con noi oggi la dottoressa Teresa Bisceglia, responsabile amministrativa del Centro Studi Europa 2000 di Vairano Patenora, se non sbaglio, con la quale cercheremo di capirne di più sul ruolo e l'importanza strategica di questo delicato settore. Benvenuto, dottoressa. Ecco, Grazie, grazie. ci vuole spiegare innanzitutto già dire un centro di formazione professionale, si capisce, però cerchiamo di capire di più, di che cosa si occupa esattamente. Certo, il nostro Centro Studi Europa innanzitutto va detto che è un ente accreditato da lontano 87, accreditato con la Regione Campania e quindi svolge una formazione professionale a tutti i livelli, partendo dal repertorio delle qualifiche regionali per i corsi autofinanziati, passando poi per ovviamente i corsi di alta formazione, per giungere anche ai corsi finanziati dalla Regione Campania e quindi dall'Unione Europea. A tutti i livelli cerchiamo di stare vicino agli allievi, ormai il percorso di formazione è strettamente collegato anche al percorso di istruzione, perché sappiamo bene che innanzitutto ai corsi autofinanziati si accede avendo assolto l'obbligo scolastico e poi ci sono proprio dei corsi che sono diretti ai ragazzi che non hanno neanche assolto l'obbligo, quindi attraverso la frequenza ai nostri percorsi assolvono contestualmente l'obbligo di istruzione e formazione. Quindi la formazione professionale è diventata un qualcosa di molto importante, qualcosa che coinvolge l'utenza a 360 gradi, dal ragazzino di 14 anni fino ad arrivare alla persona più avanti con l'età. I nostri corsi sono corsi come operatore sociosanitario, operatore per l'infanzia, abbiamo diciamo, fatto anche altri corsi, partecipato anni addietro al programma Garanzia Giovani, tuttora ne partecipiamo, al programma di Collocami, quindi oltre ad essere un ente che qualifica, diciamo, riqualifica anche gli utenti in questo senso. Quando è indispensabile, dottoressa, fare formazione oggi? La formazione è indispensabile, lo è sempre stata già evidentemente nel lontano 87 l'intuito fu proprio questo, cioè di creare un ente che potesse appunto formare delle persone e proiettarle al mondo del lavoro. Oggi, a mio avviso, la situazione è diciamo ancora più stringente, la formazione diventa sempre più importante. Fare formazione significa dare un'opportunità lavorativa futura, fare una Quindi buona che formazione consiglio ovviamente. darebbe a chi si affaccia al mondo del lavoro? Il consiglio che io do è che oggi come oggi la società è diventata difficile ed è diventata esigente. La società cerca persone qualificate, il mondo del lavoro vuole persone qualificate e la formazione è un modo per qualificarsi, per aggiornarsi continuamente e per offrire al mondo del lavoro le capacità giuste per affrontare poi l'attività che si va ovviamente ad affrontare. Volevo chiederle questo, già ci ha accennato un po' all'inizio, quali sono i corsi che vengono effettuati e quali sono stati i progetti realizzati negli anni dal vostro centro, ovviamente? Noi in realtà abbiamo ovviamente oltre ai corsi già da me citati prima, quindi per operatore sociosanitario, la formazione complementare, quindi il percorso da 400 ore, quindi l'operatore per l'infanzia che si affaccia ovviamente a tutta una tipologia di utenza infantile. La novità assoluta di quest'anno formativo è un corso, diciamo, che poi si è interfacciato nell'anno 2021, quindi è proprio di recente attuazione del corso di operatore di idraulica forestale. Ed è un corso che sta andando tantissimo, gli utenti lo ricercano tanto perché è un corso ovviamente dove si affrontano unità di competenza particolare, boschi, sottoboschi, falde acquifere, la normativa delle zone montane, quindi capisce bene che è un corso utile anche ai fini di eventuali concorsi futuri nel campo. C'è qualcosa che dovrebbe cambiare secondo lei nella formazione oggi?
Sì, diciamo che la formazione è anche migliorata rispetto agli anni precedenti. Da quando noi abbiamo iniziato, insomma, a fare formazione, partendo dal presupposto che i progetti dell'ente sono stati tantissimi, noi siamo partiti con il solo autofinanziato per poi raggiungere livelli più alti, abbiamo partecipato in convenzione, in partenariato con istituti del Pedemontano, l'Istituto Tecnico Commerciale, l'Istituto Agrario, abbiamo fatto i percorsi alternativi scolastici, quindi siamo riusciti a dare un'evoluzione man mano migliorativa alla formazione professionale. Grazie a tutte queste collaborazioni siamo riusciti a collaborare anche con l'Università di Fisciano, con cui abbiamo comunque svolto corsi di alta formazione. Ci sono ancora delle cose da migliorare. La formazione va sburocratizzata. La Questo. formazione non deve subire le lungaggini di una burocrazia documentale. L'utente vuole certezze, vuole velocità nell'acquisizione delle qualifiche e questo a volte, insomma, non risulta essere così, diciamo, snello. Oggi devo dire che le cose, grazie anche agli uffici regionali, stanno cercando di migliorare. L'assessore alla formazione, la dottoressa Filippelli, ci ha proprio in un tavolo di concertazione, promesso che cercherà quanto più possibile di sburocratizzare la formazione per fare in modo che l'utente abbia delle risposte più celeri e più veloci, ovviamente. Perché secondo lei una persona dovrebbe conseguire un'attestata di qualifica professionale? Questa è una domanda impegnativa. Dico sempre che la formazione è il futuro. Scegliere e questo lo dico a chi ci sta ascoltando, agli utenti in generale, scegliete un corso di formazione con la consapevolezza di dovervi formare in maniera ovviamente importante, dovete acquisire delle conoscenze importanti per poter affrontare il mondo del lavoro. Oggi come oggi siamo in una giungla e questa giungla va affrontata nel migliore dei modi. Noi non puntiamo a vendere gli attestati, noi dobbiamo dare delle competenze certe agli allievi, delle competenze che vanno al di là di una semplice, diciamo, lezione teorica d'aula. I nostri progetti, diciamo, fatti fino ad oggi ci hanno insegnato questo, che a volte per noi operatori della formazione ci troviamo a fare formazione nella formazione. Noi abbiamo fatto un progetto con Nisida, con l'Istituto Penitenziario di Sì. Nisida, e in quel caso lì ci siamo resi conto che a volte la formazione non è solo d'aula, la formazione è anche al di fuori e soprattutto al di fuori. È lì che riusciamo veramente a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. E quindi gli utenti devono scegliere sulla base delle loro prospettive future. Scegliere un corso OSS piuttosto che un corso OPI è giusto farlo con la consapevolezza. Infatti volevo in qualche modo mi ha bruciato un po' la Sì. domanda, ma è questo che volevo chiederle. Se lei dovesse consigliare a qualcuno, qual è il corso, diciamo uno o due corsi più importanti, più che magari appena escono con il diploma, perché si tratta di un diploma, un Sì, ci sono alcuni attestato, corsi, sì, è un attestato di possono qualifica. poi alla fine trovare una collocazione? Allora, io metterei in prima linea sicuramente l'operatore sociosanitario. È quello che oggi, purtroppo, nonostante anche la crisi che ci sta coinvolgendo, il periodo storico che stiamo vivendo, è quello che dà più possibilità lavorative, è quello che alla fine delle 1000 ore, con un buon tirocinio formativo, non a caso noi siamo convenzionati con tante strutture per il tirocinio formativo, abbiamo la convenzione con Villa Giovanna, con Villa Floria a Campozzillone, con l'ospedale Ave Grazia Plena e il Villa Atena qui a Piedimonte Matese. Fare un buon tirocinio e fare delle buone ore di teoria fanno veramente, danno la possibilità di accedere al mondo del lavoro in maniera veloce. Subito dopo c'è l'operatore dell'infanzia, nonché anche la scuola di estetica. Il biennio della scuola di estetica permette di lavorare subito e permettere di raggiungere subito gli obiettivi che l'utente si prefigge. Le faccio un'ultima domanda. Quali sono i progetti futuri del vostro centro studi, al di là della prossima apertura a Piedimonte, e questo fa bene anche alla città, Sì. sicuramente, che avete in cantiere? Quali sono gli obiettivi, insomma, Noi per... diciamo obiettivi ne abbiamo tanti. Il centro studi dorme poco proprio per guardare al futuro. Sicuramente aprire a Piedimonte una sede di futuro, insomma, accreditamento sarà un fiore all'occhiello per noi. Piedimonte è una città importante, è una città che offre tanto. Ci sono molti anelli di una stessa catena che messi insieme possono dare tanto. Questi sono gli istituti superiori, questi ovviamente il centro per l'impiego territorialmente competente. Quindi una buona formazione insieme a questa tipologia diciamo, di istituti, secondo me, può offrire all'utente tantissimo. Quindi i nostri progetti sono sicuramente avviare anche qui un programma Garanzia Giovani, quindi dopo l'accreditamento, partecipare anche ai corsi di ricollocamento attraverso i centri per l'impiego.
e dare all'utente una possibilità, diciamo, certa e veloce di lavoro. E questo lo possiamo fare solo facendo in modo che loro facciano un buon tirocinio formativo in strutture convenzionate e con la loro consapevolezza e il nostro aiuto, ovviamente. Dottoressa, doveva essere l'ultima, ma come al solito i giornalisti sono così un po', no? Si dice l'ultima. Certo. Quando dura mediamente un corso e soprattutto un corso di OSS, quando dura? Un corso, allora, mediamente i corsi vanno da un minimo di 400 ore a un massimo di 1000. Il corso SS nello specifico dura 1000 ore, ovviamente suddivise in 550 ore di teoria, 450 ore di tirocinio formativo in strutture convenzionate. Al momento le attività continuano a restare a distanza per via dell'emergenza Covid. Quando vengono in presenza, solitamente vengono su 3 volte a settimana e si fanno la parte teorica, da qui poi per accedere Quindi al fanno tirocinio. dei turni settimanali di Dei tre turni turni. settimanali, di un 3 volte settimanali, solitamente pomeridiani o mattutini a seconda delle esigenze delle allieve. Non abbiamo un calendario predefinito, ma lo facciamo a seconda appunto delle esigenze che hanno le persone che si iscrivono. Nella pratica c'è qualcuno che li segue sul posto? Sì. Facciamo l'ipotesi dell'ospedale di Sì, Piedimonte, c'è qualcuno che li esatto, segue? c'è un tutor d'azienda che solitamente per l'ospedale è dato dai caposala dei reparti. Ogni caposala in ogni reparto li segue sulla formazione ovviamente di carattere, diciamo, di tirocinio. All'interno delle strutture private c'è casomai un solo tutor che li segue in tutti i reparti perché essendo meno reparti riescono a gestire così. Il tutor lì si occupa ovviamente di dargli una formazione diversa, una formazione pratica e una formazione che gli permetterà sicuramente di trovare lavoro velocemente. Davvero l'ultima, qualcosa che non gli ho chiesto, che vuole chiarire. Ci dica lei, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, aggiungo semplicemente, allora il Centro Studi Europa 2000, è un ente che ha cercato sempre di stare accanto agli utenti, di dare delle risposte certe e delle risposte veloci agli utenti. Non ha mai abbandonato questi, neanche in una fase come questa che stiamo vivendo di emergenza Covid, dove subito abbiamo attivato, insomma, le attività a Avete avuto distanza. problemi in questa fase? Abbiamo avuto qualche problema, diciamo, per cercare di abituare gli utenti alla DAD. Perché giustamente l'utente è una cosa il ragazzo, una cosa ovviamente l'utente un po' più Quindi avanti con fate anche l'età. lezioni a Sì, distanza, noi facciamo soprattutto solo a adesso. distanza da marzo 2020, abbiamo iniziato e le abbiamo portate avanti. E poi abbiamo un percorso su cui voglio spendere 2 parole, che è il corso IFP, è un corso di istruzione e formazione professionale ed è un corso che strettamente si collega col discorso che ho fatto prima, dove istruzione e formazione si fondono. È un corso rivolto ai ragazzi che non hanno assolto l'obbligo scolastico, che hanno un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. E noi siamo stati uno degli enti della provincia di Caserta sul territorio di Verano a cui è stato finanziato il percorso triennale di operatore della trasformazione agroalimentare. Siamo alla seconda annualità, è un percorso che sta dando tante soddisfazioni, i ragazzi frequentano con molta, diciamo, serenità il percorso e quindi questo ci dice che la scelta di aprire a Piedimonte e di continuare la formazione sia una scelta vincente, perché sono gli utenti che poi ci danno questo. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa, alla regia e soprattutto alla dottoressa Teresa Bisceglia del Centro Studi Europa 2000 di Vairano, che ricordiamo fra breve aprirà anche a A Piedimonte Piedimonte, sì. Matese, e che ci ha chiarito maggiormente l'idea su molti aspetti di questo settore. Alla prossima, sigla!